Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei miei preferiti di questi ultimi mesi. Miss Creamy Creamy, la 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 la. Come sapete, non faccio questa rubrica tutti i mesi perché ho visto che non ho cose nuove preferite tutti i mesi, quindi piuttosto le accumulo. Ciancio alle bande, mando le ciance, iniziamo subito con i miei preferiti del periodo. Allora, partiamo subito dal make-up, vi dispiace? Allora, la mia palette preferita in questo periodo, oltre vabbè alla Naked Reloaded di cui vi ho parlato nell'ultimo video, la trovate qui. La mia preferita del periodo, una palette un pochino più frizzantina, è la Huda Beauty Amethyst Obsession. È una palette completamente viola, con la quale oltretutto mi sono fatta il trucco di oggi. Mi piace moltissimo, i colori sono fantastici, ci si riescono a fare anche trucchi vagamente più naturali e meno colorati. Mi piace tanto, il formato è compatto e al contrario delle prime Obsession, queste qui, gemstone, non si rompono in mille pezzi alla prima botticella. Poi, altro preferito make-up è il Gloss Bomb di Fenty Beauty in Fussy. Ce l'ho anche questo oggi, come vedete fa delle labbra veramente belle, belle, proprio belle. È un gloss che non appiccica eccessivamente, è molto confortevole, le labbra sono proprio belle, carnose, proprio le rende più belle, non so come dire, e le idrata anche un po', quindi cioè, alla fine di questo gloss non mi restano tutte secchine screpolatine come mi fanno con altri gloss, invece con questo restano belle, belle idratate, proprio come se ci avessi appena dato il balsamo labbra, quindi questo lo uso con super piacere. Fate conto che io odio i gloss e invece questo lo uso tantissimo. Poi l'illuminante, questo illuminante ce l'ho da Natale più o meno e lo amo. Quello di Ofra per Niki Tutorials è il Cloud 9 Highlighter. È questo illuminante olografico, super pazzesco, super fantastico. Io me lo metto spessissimo. È un illuminante che notano tutti perché ha una leggera, cioè è molto iridescente, però non è invadente, pacchiano. È veramente carino, ovviamente deve piacere, deve stare bene con l'incarnato, però bello. Dopodiché passiamo a bomba alle cose tecnologiche. Una delle mie cose preferite questo mese è questa. Questo è il mio cellulare che ho tenuto come schermo, avevo uno spoiler del Creamy Lettering della prossima settimana. Quindi questa cover per l'iPhone X mi piace perché sembrerà normale, cioè nel senso, invece... Come vedete resta lì. È comodissima, si può attaccare dappertutto e non è appiccicosa. Ha un materiale particolare dietro che applica delle micro suzioni, quindi non danneggia nulla dove si attacca, non sporca nulla e praticamente ogni volta che si sporca, perché la polvere appunto riduce il potere appiccicoso, basta passarci un panno umido, una sabbietta, asciugare e si riappiccica ovunque, qualsiasi superficie perfettamente liscia, come gli specchi, come appunto questo mobile, come il mio frigorifero. Quante volte lo metto sul frigorifero, è incredibile, sul forno a microonde lo metto, sulla cappa della cucina. Ormai il mio cellulare si appiccica ovunque, senza contare che lo metto anche sulle piastrelle immediatamente fuori la doccia per guardarmi video sotto la doccia, è veramente, veramente carino. Mi sto guardando tutta Mrs. Maisel così. Per chi fa il mio lavoro comunque è essenziale riuscire a posizionare il cellulare da varie parti per fare delle belle storie, delle belle foto, quindi questa cover mi sta aiutando tantissimo. Altra cosa preferita, e mi direte grazie al cacchio, questo mese mi sono comprata l'iPad Pro, che è l'upgrade dell'iPad che avevo prima. Aspettate, vi faccio vedere la differenza. iPad di prima, iPad di adesso. Mamma! Mi diverte sempre molto questa cosa, datemi della scema, lo sono però. iPad Pro, veramente ho visto che lo usavo tantissimo, quindi una volta che la mia tecnologia stava diventando un pochino vecchia, ho deciso di mantenere il valore perché ora lo vedete qui, in realtà è già stato virtualmente venduto, quindi anche qui c'è uno spoiler, quindi non ve lo posso far vedere. E questa cover qui è spettacolare. Nel caso voi abbiate l'iPad Pro di questa generazione, avete la penna che si... ricarica a contatto qui. Questa cover qui, come vedete, la contiene, la tiene continuamente in carica e ha anche due portapenne qui dove potete mettere la penna per tenerla in piedi e disegnare. È uno di quei cosi che fa da stand, se lo mettete così, insomma.
L'iPad Pro, devo dire che rispetto al modello precedente ci sono molti miglioramenti, vabbè che io sono passata da quello piccolo a quello grosso, quindi magari lo vedo di più. L'Apple Pencil la trovo fantasticamente migliorata, perché c'è proprio, io faccio fatica, cioè, non c'è quasi ritardo nella scrittura con questa Apple Pencil, il grip è pazzesco e non ho bisogno di nessun prop in silicone per scrivere meglio. Che dire, questo è l'acquisto del secolo. E per il Creamy Lettering, la mia fantastica iniziativa che tengo su Instagram, alla quale, se non state partecipando, siete degli esseri umani un pochino insoddisfatti sicuramente, quindi andate su Instagram, iscrivetevi e partecipate lunedì al Creamy Lettering per vincere la possibilità di apparire alla fine del mio video del venerdì di creatività. Per il Creamy Lettering mi sta essendo molto 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 utile. Anzi, vi faccio vedere questo. Era la festa del papà? E ho realizzato questo. Anzi, se andate su Instagram nella sezione lettering trovate tutti i printable di tutte le settimane, perché il Creamy Lettering ha la cosa fantastica che ogni settimana io vi metto a disposizione un printable come questo, che avreste potuto usare teoricamente come bigliettino per il vostro papà, scaricabile for free, gratis, in alta qualità oppure come sfondo telefono. Quindi non c'è di che, iscrivetevi su Instagram, scaricate i miei freebies. Freebies vuol dire che non si paga, vi do della grafica carina tutte le settimane gratis. Passiamo alla moda. Adoro questi occhiali. Ora voi mi prenderete per deficiente. Ma mi sono presa degli occhiali, sì? Mi sono presa degli occhiali per lavorare al computer, questi non sono graduati, sono antiluce blu. E li uso per lavorare al computer perché ora ho gli occhi che mi si stancano un pochino più velocemente da vicino. Devo ancora ritornare al massimo della forma per quanto riguarda il lavoro da vicino. Questi qui sono di Tingine, non so come... Io lo chiamavo Tiny Eyewear, ma non è Tiny. Sto ciuffo qui, porca miseria. È Tingine Eyewear, insomma. Sono veramente carine, le montature sono spettacolari, come vedete queste piccoline carine dolce. Poi, sempre per la sezione moda, adoro il mio Daniel Wellington. Sto cercando di fare un po' di digital detox e portare l'orologio aiuta. Questo qui è semplicemente quadrante nero, quello da uomo un pochino più piccolo, con il cinturino pitonato nero. Non collaboro con Daniel Wellington, questa non è una sponsorizzazione, l'ho preso su Amazon perché mi andava un orologio bello nero, e questo è veramente veramente bello. Il design di Daniel Wellington mi appaga l'anima, e la tonalità di oro rosa che utilizzano mi soddisfa a livelli che voi neanche potete immaginare. Se ve lo stesse chiedendo, sì, ovviamente è originale. Altra cosa che sto usando tantissimo, non l'ho comprata adesso ma la sto usando veramente tantissimo, è questa. È una pochette di Moschino, oltretutto piace tantissimo a Luca perché mi dice i colori di cui sono le borchie, che è estremamente versatile, estremamente comoda, resistente. La sto usando come una pazza e non si graffia mai, è impressionante, veramente è rimasta nuova, la uso da almeno 6 mesi, gli ultimi 2 mesi proprio super intensivamente, è veramente carina. Sempre per quanto riguarda la moda, amo questi orecchini di Half Moon Sword che mi ha mandato, me li ha mandati oltretutto nel periodo in cui mi sono operata, quindi non ve li ho fatti vedere subito su Instagram faccio un sacco di unboxing, e sono rosa, sono con una tecnica russa particolare per fare gli orecchini. Io non so, non ho idea di come lei faccia, però sono veramente stupendi, me ne manda tantissimi, grazie Jade perché sei fantastica, e questi sono onestamente i miei preferiti e li metto spesso, certo per essere elegante, perché come vedete quando non sono elegante, non sono in mood da evento, uscita eccetera, sono molto sul semplice con gli accessori, cioè niente. Questo, vabbè, questo è amore. Questo me l'ha mandato Virgola ed è della sua linea di oro, argento e virgola. È veramente carina l'illustrazione, mi fa morire, è bellissima. Non ho ancora trovato la catenina in cui metterla, infatti adesso la metto ancora con il cordino, però devo assolutamente trovare una catenina d'acciaio o comunque argento, argentata, per valorizzarla. È un medaglione bellissimo, rifinito benissimo. E niente, io vabbè, sarà che le illustrazioni di Virginia Virgola mi piacciono tantissimo. Seguite ovviamente anche lei su Instagram e anche su YouTube, ha un canale YouTube. Mi piace veramente tanto. Oltretutto, Virginia è veramente una persona deliziosa. Voi sapeste quanto è difficile, facendo questo lavoro, trovare persone che siano vere e spontanee, che ti aiutino volentieri. Io in questo periodo ho avuto bisogno di un aiuto per una cosa, Virginia me l'ha dato, poi vabbè sono riuscita ad aiutare anche lei per altre cose, però vi assicuro che trovare una persona così gentile,
premurosa, pur non conoscendoci di persona, affezionata, è veramente raro. Quindi, ora argento e virgola, dateci a dare un occhio. Poi, ho preso dei pennarelli nuovi. Che strano, vero? Allora, il primo set che ho preso è questo qui della Ecoline. Quelli della Ecoline mi piacciono per fare brush lettering acquarellato, quindi assolutamente non su fogli da esercizio, perché hanno il colore che si sparge come un acquarello, quindi ci vuole della carta adatta, della carta d'acquarello. Se vi steste chiedendo come reagiscono gli Ecoline su questa carta così, da schifo, non usateli qui. Mi piace questo set perché soprattutto questi tre colori qui io nei pennarelli non li avevo mai trovati, sono veramente super particolari, veramente carini nelle mie corde, come vedete sono perfettamente in palette con tutto ciò, quindi mi piace un sacco. Questo ci ha messo un po' ad arrivare, se lo ordinate su Amazon sappiate che dovete aspettare 2 settimane, però ne vale la pena. Questi sono il mio nuovo amore, con questi sto facendo un sacco di esercizio, li amo, e sono i Twin Tone della Tombow. Sono questo mazzo bellissimo di pennarelli qui, a parte vabbè la gamma cromatica è una cosa spettacolare, come si fa a non amarla, e sono praticamente dei pennarelli per fare del lettering monolinea. Aspettate, mi sa che mi ci sono esercitata proprio in una pagina specifica. L'effetto è questo qui. Vedete, mi ero fissata con questa frase che aveva ripostato oltretutto Sonia Grispo. E niente, quindi ho provato i pennarelli facendo le prove di questo lettering. Il lettering monolinea ultimamente mi appassiona da morire e questi pennarelli sono perfetti. Me li ha fatti scoprire, credo, Rada and Happy su Instagram, e devo dire che sono veramente fantastici. Piccola nota, sempre parlando di lettering, pennarelli eccetera, ho riscoperto il mio amore sempiterno per i Rodia. Io li ho consumati tutti quelli che avevo comprato prima, ora li ho ricomprati. Sono questo quaderno puntinato che ha lo strap qui, questo qui è fatto a blocco però si gira bene comunque, e poi questo qui più piccolo a 5 a blocchetto, che è ancora meglio, devo dire. Come vedete hanno una tenuta, e io faccio tantissimi esercizi, hanno una tenuta del colore pazzesca. Insomma, i blocchi Rodia sono sempre un'ottima idea per chi vuole fare lettering, hanno una carta liscissima, quindi le penne fanno swoosh. Ultima cosa di cartoleria, lettering, eccetera, che vi faccio vedere è questo. È il mix media della Canson. La Canson è un'ottima marca di carte, quindi se prendete Canson cadete sempre sul sicuro. Ma questo è particolare perché ha la carta un pochino ruvida, quindi va benissimo per appunto i media misti, la matita, il pennarello e l'acquerello, in modo tale che se io voglio fare un bel disegno non devo per forza usare solo la carta d'acquerello, dove il pennarello non è che reagisce sta gran cosa. Qui il colore si sparge benissimo anche se io voglio acquarellare i pennarelli, quindi questo è un blocco che uso per quel motivo lì. Non ho niente da farvi vedere perché ho strappato tutte le pagine su cui ho lavorato, insomma è un'ottima carta. Poi veniamo alla casa e ho 2 libri di cucina. Il primo è questo, me l'ha fatta scoprire una di voi su Instagram. Non ho più trovato la conversazione perché ho 300.000 DM. Se mi stai guardando e me l'hai consigliato tu su Instagram, per favore scrivimi che ti vorrei dare il merito qui sotto in info box. È un bellissimo libro, mi piace tantissimo la grafica, e è per la slow cooker, quindi la pentola elettrica per la cottura lenta, e ha queste illustrazioni, questi pattern illustrati che sono una roba, cioè sono veramente belli, cioè le ricette sono buonissime, ti spiega benissimo il funzionamento della slow cooker, perché io avevo ancora alcune zone d'ombra nella mia comprensione di quell'elettrodomestico, ma in più ha questa grafica bellissima, la copertina è soft touch, i colori sono studiatissimi, cioè veramente un libro che tu ti prendi, ti leggi e dici che bello, mi sto rilassando anche solo a leggerlo, poi mi faccio anche una ricetta che mi fa la macchina da sola e la vita è bella. Non so se riesco a spiegarvi. Comunque la slow cooker, per chi è occupato, per chi è impegnato, per chi ha tanti impegni, è la manna, riuscite a cucinare voi senza problemi, e io amo la mia slow cooker. Da dopo Natale ho ricominciato a mangiare bene, ovviamente dopo le 2-3 settimane di abbuffata natalizie. Ho ricominciato a mangiare bene e ho scoperto che affronto meglio la settimana se io il sabato o la domenica mi cucino un dolce e lo faccio, cioè cucino un dolce per la famiglia. E questo, ragazzi, è il miglior libro
di dolci che io abbia mai provato. Me l'ha consigliato la mamma di una mia amica. Ciao mamma di Francesca. E è spettacolare. È di Sabrine d'Aubergin. D'Aubergin, il mio francese migliora di giorno in giorno. Ed è veramente fantastico. A parte il fatto che ha delle immagini, delle foto veramente, cioè, è così rustico, però è anche un libro con, a parte delle ricette spettacolari, e mi piace che lei pensi sempre agli studenti che magari non hanno tanti elettrodomestici, l'anteciotolo, eccetera. Mi piace che lei pensi a chi non ha l'impastatrice, anche se io ce l'ho e la uso. Sono tutte ricette spiegate in modo molto pratico da una persona che si vede che sa cucinare, ricette che riescono tutte, io le sto provando una dopo l'altra, riescono tutte per la miseria se seguite la ricetta e i suoi accorgimenti, perché in fondo ha una lista di accorgimenti che sono spettacolari per tutte le altre ricette della vita. Le ricette vengono proprio bene. Ieri ho fatto la torta di mele dello zio Ettore, è venuta una favola. È la più buona torta di mele che abbia mai assaggiato. Il pan brioche che c'è qui dentro è il più buon pan brioche che io abbia mai assaggiato. Il pan au chocolat. Cioè, ci sono dei lievitati da far paura. Ci sono delle ricette che sono perfette. Le girelle alla cannella fatte con questa ricetta sono pazzesche. Il pan brioche, la treccia, il pan al cardamomo di Natale. Voi non potete immaginare finché non le provate. Questo libro qui è assolutamente un investimento per ogni persona che ami cucinare, dolci o no. Se anche non li amate, con questo iniziate a cucinarli e sono fantastici. Per la casa, ultima cosa che vi faccio vedere è lui. Me l'ha fatto vedere su Instagram e l'avete adorato. È semplicemente un umidificatore. Il funzionamento è semplicissimo. Si toglie qui, si apre, c'è un filtro dentro. Io ci lascio acqua senza niente perché lo uso come umidificatore, ma potete anche utilizzarlo mettendo qualche goccina d'olio nell'acqua come diffusore d'essenze. Fa anche una lucina che può essere di un colore fisso oppure cambiare durante la notte, cosa che magari ad un bambino può piacere. Io appunto questo qui lo tengo in camera di Luca ed è molto molto carino. Venendo all'ultima sezione, ossia serie TV e film, devo dire che vabbè, ho visto A Star Is Born ed è stato un momento molto difficile della mia vita, però sono in fissa con la colonna sonora. Luca non ne può più, si addormenta prima la sera semplicemente perché non può più di sentirmi storpiare Shallow. In realtà è stato un periodo positivo anche come serie. Ho guardato su Netflix una serie deliziosa che si chiama Working Moms, che è un originale Netflix e veramente è esilarante. Io mi sono ritrovata in tantissime problematiche che affrontano le mamme lavoratrici di quella serie e è veramente spassosissima, ve la consiglio. Poi, altra serie che ho adorato è stata Pose. È una serie che parla delle drag queen, ball, case newyorkesi, nel periodo in cui l'AIDS mieteva tantissime vittime. Era un periodo che deve essere stato veramente terribile da vivere per quelle persone, ma è una storia che parla veramente solo d'amore, è super emozionante. Ho adorato questo telefilm e dovrebbero guardarlo tutti come educazione per capire quanto il pregiudizio ci faccia passare sopra in realtà al sentimento. Consiglio veramente a tutti di guardarla, mi è piaciuta tantissimo. Se ti è piaciuto qualcosa di quello che ho fatto vedere, il link è qui sotto in info box, dammi un pollice in su per incoraggiarmi e perché porta buona fortuna. Sapete cos'altro porta buona fortuna? Suonare la campanella. Quindi prima iscriviti, poi suona la campanella e sarai fortunatissimo, cioè se clicchi anche il pollice in su, cioè buon auspicio così. Fortuna a te. No, non faccio nessun anatema a chi non lo fa, però insomma. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato, fatemi sapere che tipo di video lifestyle vorreste il mercoledì oppure quando riuscirò a caricare questo video perché è lunghissimo, non so quando riuscirò a caricarlo e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!